Bentornati incredibile sul secondo episodio di Zenless Zone Zero, incredibile! Ok ragazzi, allora rispetto all'episodio scorso, tra l'altro vi ringrazio per il supporto al primo episodio della serie Zenless Zone Zero, vi ringrazio tantissimo ragazzi, ho creato questo team prototipo guardando qualche piccola wiki online, cioè il lupo Lucio, la tipa che mi fa impazzire, waifu, e Sokaku, perché lei è un'ottima support di ghiaccio. Infatti mi sono letto che il team con il lupo Lucio, lei e Ellen Jo, cioè la squaretta che non siamo riusciti a trovare, si chiama tipo il team Permafreeze, a quanto pare uno dei team più forti del gioco. Allora, questo team funziona che il nostro main DPS è il lupo Lucio, la nostra diavoletta lo bufferà e lei serve per fare danno e per buffare il team, soprattutto quando i nemici sono congelati. Come vedete, li ho portati tutti e tre al 10 e gli ho messo tre armi che secondo questa wiki sono le migliori per loro, cioè questa qui su di lui, che a quanto pare aumenta il danno di impatto. Su di lei gli ho messo questa qui, da un buff dell'8% di attacco se fai tipo degli attacchi concatenati oppure le ultimate. E su Sokaku gli ho messo l'unica che ho 4 stelle, perché gli aumenta il danno da ghiaccio e fa altri buff incredibili. Ovviamente l'ho portato solamente a 10 e vediamo come va. A parte fare questo non ho fatto altro. Vai, partiamo la carica. All'altra volta avevamo fatto la prima missione, se non sbaglio avevamo salvato i nostri colleghi. Ok, ah giusto, l'altra volta ci avevano hackerato, tipo, mi ricordo questo. Ok. Infatti vedi, ci hackerano il coniglietto. Sus ragazzi, qui c'è odore di hacker, eh. Ok, c'è una AI fortissima. Hello master. Attenzione ragazzi, l'altra volta eravamo tipo mezzi svenuti per cercare di fregare l'hacker, gli avevamo dato un account fake, cose del genere, quindi si è aggiornato tutto e sono cavoli, molto bene. Ci ha detto che dobbiamo stare attenti. E vabbè, cerchiamo di stare attenti, ragazzi. Siamo quasi a livello 9, eh. Ah, abbiamo sbloccato questa nuova parte della casa. GG, ragazzi. Dove andiamo? Che vogliamo andare sul tetto, sus? Ah, un'altra stanza. Questa è la nostra camera da letto. Ah, dobbiamo dormire? Ok, facciamoci un pisolino. Pure l'altra volta avevamo visto queste cose. Quindi sono commenti di altri giocatori o sono roba scriptata però che sembra un social su Zenless Zone Zero? Ah, vedi, abbiamo un nuovo simbolo, vedi, la schedule è stata aggiornata master, quindi adesso c'è una specie di AI che ci segue. E tu, signorina, chi sei? Ma guarda che design assurdo, sembra uscita da Splatoon! Ma dai! Palesemente uscita da Splatoon, ragazzi. Mi piace la signorina. E questo tizio simpatico che sembra Pinocchio ma con una macchina del caffè al posto della testa? Teen Master, va bene. We had a new roast in today. Sembra Luigi. Lo vorrei avere in ufficio, ragazzi. Un uomo che mi fa il caffè così, ragazzi. Ok che lo fa dal naso, però vabbè, dai, ci sta. No, devo dire, il design dei personaggi è accattivante. Ah, ecco, questi li avevamo visto l'altra volta, però non parlavano. Che volete da me, simpatici coniglietti? Ma sono bellissimi, però. Ok, mi vendono robe. Beh, compriamo qualcosa? Dobbiamo comprare questi cosi, tipo? Compriamo questi qui. Missing mini cargo truck. Ah, ci abbiamo trovato delle risorse dentro. Va bene, interessante. Quindi ci sono questi secchi della monnezza che ci regalano soddisfazioni. Qui c'è un gattino che si chiama Inky. Va bene. È adorabile. Dobbiamo fare una foto al gatto? Che carino! Ci sta, pure in Genshin si possono fare le foto simpatiche. Ok. Oh, abbiamo sbloccato gli eventi. Molto bene, ragazzi. Molto, molto bene. Wow, quanti sono, scusa, in 17 giorni? Ok, claim, ok, ci hanno regalato un po' di robe. Claim, ah, ecco, io dico, ci hanno regalato un sacco di roba, meno male. Comunque, ragazzi, i design degli NPC sono fantastici, ci hanno speso veramente tanto. Se pensate a come sono gli NPC in Genshin, che sono tutti uguali. Ah, abbiamo sbloccato gli assist, i coniglietti. Infatti avevo letto che ci sono i coniglietti che ti fanno mosse incredibili in combattimento. Finalmente l'abbiamo sbloccati. No, che sto dicendo, ragazzi? No, però io so che c'è la feature dei coniglietti che ti aiutano in combattimento. Abbiamo aperto un negozio e queste sono le riviste o i film che vendiamo. Ma guarda, ragazzi, quanto ci hanno perso veramente tempo. Ragazzi, guardate. Sono sicuro che c'è, prima o poi lo sbloccheremo. Andiamo a parlare con Billy, va? Mi ha sfidato a giocare con lui a degli arcade come ai vecchi tempi. Dai, che sei serio? Ah, attenzione, ragazzi. Qua c'è roba. Arcade mode. Dai, ragazzi, ma che dia... Quante cose hanno messo? Inutilmente carine, ragazzi. Vabbè, questo è Snake, eh. Ragazzi, io volevo fare le missioni, ma questo gioco mi sta dando soddisfazione. Sì, mi ricorda quel gioco che si chiama tipo Slider Io. Non mi ricordo come si chiama. Ok.
Ok, l'abbiamo fregato quello. Alla grande proprio. Fregato pure quello. Ok. Chissà se sono giocatori veri o no. E questo che devo fare invece? Ok, questo sembra fighissimo. E sono morto. E sono morto di nuovo. Ragazzi, io sto continuando ad andare giù. Vediamo se ti trovo qualche cosa. Ragazzi, continuiamo. Ok. Ho vinto. E che ho vinto? Beh, giochini simpatici, ragazzi, ma non mi ha dato premi. Allora, ragazzi, abbiamo vinto delle partite in quei giochi, però a me non mi hanno regalato niente. Cioè, che ho vinto a fare quelle partite, ragazzi? Cioè, li devo fare tutti. Ah no, Clay! Ah no, ecco, infatti mi pare impossibile che non ci siano premi. Allora, ok, vabbè, ha senso fare queste cose. Ok, ora dobbiamo incontrare Shepard. Eccolo qua, Shepard. Personaggio sus. Allora, mi hanno sbloccato finalmente delle missioni. Ok, abbiamo questa. Combat, abbiamo qualche cosa? No, abbiamo sempre questa. Eh sì, mi sa che all'inizio, ragazzi, eh sì, dobbiamo andare avanti per forza con la trama, altrimenti non ci sbloccano niente. Allora, dobbiamo fare questa qua. Così proviamo pure questo team nuovo, ragazzi. Allora, voglio assolutamente mettere questo team nuovo. Mettiamo Lupo Lucio, Sokaku e la nostra adorata waifu. Vai! Vediamo un po' che percorso susso dobbiamo fare. Ha voglia roba da fare qui. Dobbiamo arrivare laggiù, però intanto possiamo fare un po' di esplorazione susso. Allora, con calma. Prendiamo questo. Ok, qui c'è roba. Ok. Come vedete, ragazzi, i livelli sono belli lunghi perché ti mettono un sacco di percorsi sus, eh? Meno male. Ok, siamo arrivati lassù, quindi possiamo andare a affrontare quell'affare adesso. Andiamo qua, prendiamo questo. Prendiamo tutto, ragazzi. Andiamo a eliminare quest'affare, va? Vai. Voglio vedere che diavolo di nemici ci stanno qua dentro. Dai, ragazzi, non vedo l'ora di usare sto team. Ecco il nostro Lupo Lucio. Questi sono fortissimi, ragazzi. Ok. Sokaku mi piace tantissimo come combatte. Ok, vai. Dai. Ok. Questi li abbiamo eliminati con facilità, direi. Grande. Ah, lei deve imparare che fa quell'attacco sus, eh. Dai. Wow, Sokaku è assurda. Ragazzi, Sokaku fa un attacco in chain che è fortissimo se ci cogli. Fortissimo il vortice di ghiaccio sus, mi piace. Ok, ci hanno sbloccato una nuova strada. Andiamo qui. Andiamo qua. Ok. Prendiamo questo, prendiamo questo. Ok. Ok, abbiamo sbloccato altre aree. Beh, molto carina l'idea che fai queste cose tipo hackeraggio per sbloccare strade sus alternative. È molto molto figa questa cosa. Vedi? Piano piano questi televisorini diventano una strada. Veramente veramente figo. Mi piace tanto.
Ne abbiamo ancora 3.500. Io andrei a affrontare subito sto coso. Come vedete i nemici sono diventati di un altro colore, eh? Dai. Dai. Molti nemici da lontano, eh? Dai. Guarda Sokaku il danno che fa, assurdo. Assurdo veramente. Ah ok, boss, attenzione. Facciamo la ulti della lei. Questo è danno vero ragazzi, mi piace. Grande. È permafrizzato ragazzi, è distrutto. Non ce la fa più. Distrutto. È carino perché loro due congelano e poi lei colpisce coi colpi elettro. Mi piace, mi piace. Adesso che abbiamo 5.000 monete possiamo andare a fare questo affare. Paga 5.000 monete e possiamo prendere questo. Abbiamo trovato tutti i sopravvissuti, dobbiamo tornare indietro, va bene. Ecco qua. C'è una boss fight finale, tipo? Mi sa? No. Ok. Sokaku è assurda, è top damage veramente. Fantastico. Molto bene. Ma quasi quasi ne farei un'altra. A inizio episodio stavamo facendo le foto ad un gattino solitario. Adesso ci siamo ritrovati in Ecomata dentro casa, ragazzi. Io non so. Sus. Lei c'ha un tipo di coniglietto diverso, vedi? Assurdo. Magari ci sbloccano sto coniglietto? Perché ce n'era uno che usava la trivella, cose assurde. Questo è stranissimo, eh? Ok, è Nicole che sta facendo arrabbiare qualcuno. Oh, finalmente usiamo Nicole, ragazzi. Tutto questo, ragazzi, era il chapter 000, pensate voi. Deve ancora iniziare il gioco. Vediamo un po' come combatte Nicole, perché l'ho sbloccata, però non è che l'ho usata mai. Ah, abbiamo pure la Neko, fantastico. Guarda questo coso che spara col Gatling! Pure io voglio il coniglietto che spara col Gatling! Ragazzi, su! Io non ce l'ho il coniglietto che spara col Gatling! Lo voglio troppo! Ti aiutano nel combattimento, vedi, ogni tanto fanno qualche cosa. Dai! Troppo forte il coniglietto che spara col Gatling, ma dai! Ecco, questi sono i classici cosplayer che non vorresti incontrare. Andiamo, Billy. Ok, ci hanno attaccato queste guardie sus. Ok, gente sus. Wow, la Neko è assurda pure, eh. Mi piace che sono tutti speciali a modo loro. Wow! Ragazzi, sono tutti belli però da usare i personaggi, cioè, è assurdo. Cioè, tutti hanno quelle cose belle che dici, mamma mia, oh, sono tutti fighi. E dove è? Facciamoli la ulti di gattina, vai. Dai. Distrutto. Semplicemente distrutto, ragazzi. Ah, allora è vero che possiamo rompere l'environment. Pensa, non ci ho mai pensato. Ma dai, potevamo rompere l'environment fino a ora, non l'ho capito. Mannaggia. Dai. Toppe. Adoro che c'ha due codine. Bellissima. Ok. Io mi immagino quanto il combattimento di sto gioco possa diventare più sus andando avanti. Veramente può diventare veramente intrigante. Assurdo. Ragazzi, Billy è qualcosa di straordinario. A meno che tutti questi attacchi concatenati ci sono perché Billy può stannare, eh. Può essere pure che per quello, eh.
più stanni il nemico, più puoi fare gli attacchi concatenati. Ok, abbiamo sbloccato un'altra investigation, mi sa che la faccio. Qui sempre una, exploration, sempre una. Ragazzi, io farei quest'altra missione, che dite? Vedi? Questo coniglietto ha la skill che fa danno fisico. Molto carina questa cosa. Secondo me tra poco ce li sbloccano, però. Ah, quello mi sa che è un boss gigante, ragazzi. È grosso il bimbo. E magari se invece di parlare fai muovere. Hackeriamo sta zona. Capirai. Ok, dobbiamo arrivare lassù. Abbiamo cambiato il percorso del treno, credo. Sta arrivando il treno. No, comunque è fighissimo come rendono tutto questo. Molto molto bello. Le animazioni sono incredibili comunque. Vabbè, ma questa non è la maid con la motosega che abbiamo sbloccato pure noi? Credo. Eh sì, è per forza lei. È Corinne, palese. Sicuro è Corinne. Lo sapevo. Adorabile. Tra l'altro una variante del team che uso io è con al posto della tipa delle marionette proprio Corinne. Quindi potrebbe essere simpatica come cosa in futuro. Ok. Fa danno, dai. Ok. Dai, guarda che carina la combo con lui. Carino. Oh, dai, danno sus. Ma guarda! Sembra, lo sai che sembra? Sembra l'arma che stai nel The Ring, il taglia pizza. Dai, non muore. Ok, è morto. Cioè, praticamente stiamo usando la maid per spingere quei cosini sui pulsanti e cambiare il percorso del treno. Molto figo, va bene. Ok, eliminiamo subito lui che è fastidioso. Facciamo la ulti di lei, vai. Wow. La ulti di lei è fortissima, mi piace. Questo ragazzi fa male, eh. Ok. Ok. Questo è duro, ragazzi, eh. Peccate un po' di motosega, va? Vai, ulti. Dai, siamo saliti pure a livello 10. Abbiamo preso pure tutti quanti i punti possibili. Molto molto bene, ragazzi. Mi ritengo veramente soddisfatto. C'è una parte di me, ragazzi, che vorrebbe provare a continuare a summonare per Ellen Joe. Per il semplice fatto che io, avendoci due personaggi freeze, io praticamente avrei il team freeze per lei. Dai, fammela provare un attimo la squaletta, su. Ah, ok, ha una mossa tipo Yelan di Genshin e congela i nemici. Wow. Wow. Ragazzi, è assurda sta scuoletta, eh. Fa delle combo assurde. Wow. E vedi che la mettono nel mono freeze? Ah no, però ci mettono anche lei. Ok. Keep it up.
Lo sapete che mi piace tantissimo lei? Voglio fare la ulti, direi. No, volevo fare la ulti con la squaletta, cavolo. Wow, ragazzi, ma che cavolo di combo fa questa tipa? Wow. Ragazzi, Ellen Jo è tanta roba, io lo dico. Facciamo la ulti di lei. Wow. Wow. Wow, ragazzi, è il primo banner, capito ragazzi? Chissà quanti personaggi epici ci staranno in futuro. Ne abbiamo altre 15. Vabbè, facciamole. Questo è il banner base, ragazzi, non mi sento in colpa allora. Troviamo qualche personaggio. Un'altra copia di Corinne. Ah, eccolo, C2, vedi che abbiamo sbloccato. Quando fa un attacco concatenato una ulti, aumenta il danno per un po'. Vabbè, ci può stare, carino. Ragazzi, io direi che per questo episodio godoso di Zell Zone Zero può finire qua. Che cosa, secondo voi? E ci vediamo al prossimo episodio.